L'articolo 10 del decreto legge numero 361 del 1957 stabilisce che sono ineleggibili i concessionari di Stato e i suoi collaboratori. La legge dichiara Berlusconi ineleggibile. Il Movimento 5 Stelle ha solennemente proclamato che questa volta pretenderà il rispetto della legge. Un senatore del PD, uno solo purtroppo, però il capogruppo del PD, Luigi Zanda, ha fatto la stessa dichiarazione. Sono segnali che porranno il Partito Democratico di fronte a una situazione in cui atteggiamenti alla Ponzio Pilato non sono più possibili, neanche tecnicamente. Dovranno decidere o votare insieme al Movimento 5 Stelle e dichiarare Berlusconi ineleggibile, e con la cacciata di Berlusconi dal Parlamento cambierebbe completamente lo scenario della politica italiana, o resuscitarlo una volta di più, come già ai tempi della bicamerale, salvarlo una volta di più, e credo che in quel momento perderebbero alcuni milioni di voti. Luigi Battista oggi dalle colonne del Corriere della Sera scrive: volete eliminare con la legge un nemico che non ha, la sinistra non è riuscita a sconfiggere politicamente. Non è questione di eliminare un avversario politico, è questione di eliminare un'anomalia patologica in una democrazia. Un avversario politico sarebbe qualcuno con cui ti confronti alla pari. Berlusconi non è alla pari, è carico di privilegi come neanche Re Sole aveva. È una patologia democratica, non lui come persona. Lui come persona faccia la vita che vuole, lui in politica. Solo in una concezione giacobina della politica il consenso pone le persone al di sopra della legge e garantisce loro qualsiasi impunità. Dovrebbero essere gli imprenditori prima di tutto e gli editori di quell'editoriale del Corriere della Sera a dire che è impossibile comportarsi in quel modo, perché almeno loro sono ricchi ma non governano, approfittano di tutti i benefici della loro situazione sociale ma non governano. Berlusconi è l'unico al mondo a farlo. Hitler è andato al potere vincendo le elezioni. Noi non possiamo continuare a pensare che la legittimazione democratica può prescindere dal rispetto della legge. Il fatto che la legge che dichiara Berlusconi ineleggibile sia stata stuprata grazie all'inciucio per 19 anni, mi sembra un buon motivo perché continui ad essere stuprata? Fu colpevole la sinistra nel 96 a non votarla questa cosa in commissione? La sinistra ha tante colpe nel suo passato. Credo però che vada guardato il bicchiere mezzo pieno, cioè che Bersani sta un po' raddrizzando la barra del percorso politico del suo partito. Il Movimento 5 Stelle qui nella piazza di Micromega è un segnale positivo di apertura verso il centro-sinistra? No, è un segnale che siamo cittadini come gli altri e abbiamo anche noi delle idee che condividiamo e veniamo soltanto a dirlo, non tanto come movimento ma come cittadini. Alcuni dicono che è anacronistico, dopo 20 anni di Berlusconi, che Berlusconi è stato eletto tantissime volte in Parlamento. Ci sta un tempo per applicare la legge? Non ci resta che continuare a combattere, non ci resta che continuare a dirlo. Sembrerà noioso, ma è molto importante. Ma anche quelli che facevano la resistenza, il terzo anno l'avranno trovato noiosissimo. Pure l'hanno fatta e pure l'hanno vinta. Ed è quello che dobbiamo fare noi. Questo non lo ferma nessuno, dentro le istituzioni lo devono fermare i cittadini, dovete fermare.